Credo di aver visitato qualcosa come poco più, poco meno, più di un milione di persone. Noi siamo vecchi di qualche centinaio di milioni di anni, ma i batteri sono vecchi di miliardi di anni, la sanno molto più lunga di noi. E se a un certo punto siamo arrivati a una situazione di eh, pacifica convivenza, loro non è che l'abbiano fatto per noi, l'hanno fatto perché nel nostro organismo si trovano molto bene. Temperatura costante, umidità costante, pH costante, zucchero a, a volontà e là dove noi lo diamo noi se lo tirano fuori loro, quindi loro stanno bene, ci difendono. Certo, poi ci sono anche quelli che rompono le scatole, però prima di romperle a noi, le devono rompere a loro cioè devono attecchire l'enterococco eh, e tutte queste storie qua, deve attecchire e questo attecchisce solo se i nostri lattobacilli in qualche modo sono stati fatti fuori. Tu ti mangi per dire eh, un bel franzetto alla McDonald's, o ti mangi delle patate fritte a gogo, -go, o ti bevi della Coca Cola, non pensare mica che dentro il nostro organismo non succede un casino, scusa, puoi farlo una volta, ma se lo fai d'abitudine, tra di fatto che se noi rispettiamo loro, loro ci aiutano e ci difendono, ma se li prendiamo a calci nel di dietro, prima o dopo alla fine ce le prendiamo noi, la gente ignora le proprie potenzialità di difesa, in realtà l'aggressione di questi signori è un'aggressione che segue comunque sempre le stesse modalità, non è che, che un virus ti aggredisca cambiando le sue abitudini. Lui deve piantare le, le zampette sulla membrana della cellula, però non è mica detto che debbano necessariamente essere nostre cellule. Guarda caso, quelli che sono più esposti sono i nostri batteri, primo, perché sono diciamo, unicellulari. Secondo, perché ce ne sono moltissimi. Terzo, perché il virus non fa distinzione tra una cellula nostra e una cellula loro. E quindi, avendo a che fare con una maggior quantità di cellule, comincia a prendersela con quelle. Ecco che quindi i batteri, tutto sommato, sono le prime vittime, batteri per intenderci di qualunque tipo, che siano probiotici o che siano cosiddetti patogeni, o che siano d'altro genere, sta di fatto che a lui interessa il DNA e l'RNA per replicarsi. Diciamo le migliori difese che noi possiamo mettere in atto inconsciamente sono quelle di fargli fare indigestione dei nostri batteri. Il rischio più grosso di questo tipo di epidemia è che porta alla polmonite, per cui una percentuale importante di persone viene ricoverata nelle parti di terapia intensiva. Certo. E come avviene il passaggio da un banale raffreddore alla polmonite? Bene, appunto, questo è, è un invito a nozze per il fatto che innanzitutto cominciamo a parlare di sovrinfezioni. Cioè capisci che tra uno streptococco vetemolitico, tra un neumococco, che sono comunque dei batteri, i quali erano già dentro di noi, però venivano tenuti a bada dal, da, dai nostri Batteri diciamo, di difesa, probiotici, latobacilli, bifidobatteri, eccetera, eccetera. Se naturalmente uno ha un'alimentazione o comunque eh, diciamo, si trova in una situazione di acidosi metabolica perché consuma troppi zuccheri, perché consuma alcol, perché consuma troppi grassi saturi quindi pieno di radicali liberi. Bene, questi nostri amici che dovrebbero difenderci, ovviamente calano. E questi batteri responsabili poi in realtà della polmonite batterica in questo caso, perché c'è anche la polmonite virale, ma il discorso più o meno è lo stesso, perché insomma, se attecchiscono alle cellule Dell'apparato respiratorio, vuol dire che queste cellule sono indifese. E come mai sono indifese? E appunto perché anche nell'apparato respiratorio vivono i nostri probiotici, i, i quali sono quelli che fanno fuori i virus con i loro sistemi, diciamo, naturali. E riparliamo quindi di, anche qua di batteriocine e via dicendo. Insomma, sta di fatto che per poter rendere ottimali tutte le nostre reazioni diciamo, biochimiche ci debba essere un pH neutro-alcalino, perché nel pH acido che in parte noi riusciamo a compensare con la nostra riserva alcalina, ma poi in realtà se noi continuiamo ad accumulare acidi, è ovvio che venga indebolito tutto il sistema anche di produzione anticorpale e, e via dicendo, di respirazione cellulare. Da notare poi un altro particolare, che in uno stato di acidosi metabolica, una delle strutture degli organi che risente maggiormente è quello vascolare, cioè si verifica un danno a livello dell'endotelio dei capillari e quindi si perde ossigeno, si perdono sostanze che servono al sistema nervoso, a tutte le cellule. La peggior, diciamo, viremia o virosi, per meglio dire, è l'ignoranza. L'ignoranza è alla base di qualunque situazione drammatica. Oggi bisognerebbe approfittare proprio di questa situazione di eh, disorientamento, di panico fino a un certo punto, per iniziare una politica di educazione sanitaria. Altrimenti, vengono fuori eh, della gente completamente impreparata, ecco eh, l'ignoranza, che va avanti come buona meliga, cioè basta soltanto che sentano uno che urla che tutti ci guardano e terrorizzati. Il problema in questo caso da sapere è che noi possediamo delle difese naturali e anche molto valide. Ripeto, noi come, a parte gli anticorpi, ma utilizziamo l'interferone, poi ci avvaliamo di questi diciamo, allevamenti di probiotici. Che eh, possiedono le batteriocine. Poi abbiamo un enzima che ci difende le mucose, le, le, diciamo gli occhi, le lacrime, il naso soprattutto. Si chiama l'isozima. L'isozima è un potentissimo antivirale, ma ovviamente è quello che ci permette di, ogni, in ogni momento di impedire l'attecchimento di queste forme diciamo, batteriche o comunque virali. Quindi il problema è, se, se tu mi, mi mangi o comunque sei in, un in uno stato di acidosi, guarda caso, ti si seccano le mucose, ti, eh, diminuisce la lacrimazione, e così puoi essere in quel momento aggredito. Poi una volta che il virus è appiccicato, vallo a togliere. Non è facile. Bisogna avere, diciamo, delle... In qualche modo delle armi, bene, non c'è problema. Noi abbiamo soprattutto dei lattobacilli che ci difendono proprio con questi meccanismi da questa iniziale aggressione. Quindi, siccome uno dei punti d'entrata di tutte le sostanze, virus compresi, è il naso, è la mucosa nasale. D'accordo lavarsi le mani come ci dicono, però non dobbiamo neanche metterci il dito nel naso per pulire le caccole, perché se facciamo così dimentichiamo che sotto le unghie abbiamo delle colture di funghi, miceti, candida, c'è cioè di tutto, che naturalmente una volta trapiantate su un bel terreno, diciamo come si deve, si moltiplicano e quindi aprono la strada a un'infiammazione, a un indebolimento e via dicendo. Così come il, la brutta abitudine di consumare delle sostanze che indeboliscono, per esempio, c'hai un po' di raffreddore, ti colla il naso, bene, che cosa fai? Metti eh, della rinazzina o metti della roba per impedire lo smoccolamento. Eh, non è mica una cosa intelligente, certo che lo smoccolamento per un po' eh, diminuisce ma in quel momento lì è lo smoccolamento che porta via della roba e quindi tu impedisci, sarebbe come se ti scappassi di andare di corpo che in quel momento lì ti metti un, una supposta di legno. Eh, insomma, a un certo punto i sistemi che attualmente noi abbiamo per difenderci da qualunque tipo di aggressione devono necessariamente appoggiarsi sulla implementazione di questi probiotici oggi ne parlano tutti sono contentissimo che lo facciano però li possiamo utilizzare nella profilassi capisci cioè a un certo punto si sa che queste virosi hanno delle abitudini stagionali bene noi cerchiamo di metterci in qualche modo di ripararci assumendo queste sostanze. Non dimentichiamo poi l'azione della vitamina D. La vitamina D, d'accordo, è un binomio, la D3, con l'osso, va bene. Però non dimentichiamo che la vitamina D contribuisce alla attivazione e... Eh, potenziamento di tutto il nostro apparato linfatico. Cavoli, in un caso di ipovitaminosi da D è molto facile che ci siano delle, come dire, delle porte di, di accesso che non dovrebbero esserci. Quindi il problema della diffusione in un caso di, non dico pandemia, però è la dimostrazione classica della mancanza di determinate sostanze che in qualche modo rendono il virus aggressivo, nel senso che trova materiale da, da, da ciucciare, da, da mangiare, là dove viceversa quel materiale sarebbe diciamo, inutilizzabile. Quindi, come vedi, si parla di vitamina D. Si parla di latoferrina, si parla di batteriocina, si parla di risozima, si parla di interferone. È tutta roba che noi possiamo tranquillamente trovare, utilizzare per rendere difficile la vita al virus. Ora, che cosa posso fare io come medico? Come faccio di solito con i miei pazienti? Li metto al corrente. Delle cose che conosco per poter far sì che loro stessi facciano qualcosa per se stessi, che non si aspettino soluzioni, diciamo, da, dall'alto. Quindi, la, la mia raccomandazione è d'accordo, laviamoci le mani. Che poi, anche lì eh, avrei qualcosa da dire su questa diffusione della muchina e questa diffusione, via dicendo, perché in realtà. Gli unici nemici dei batteri o dei virus sono i nostri batteri. E quindi, quando ti, noi sulle mani, su tutto il corpo, abbiamo dei batteri potentissimi che ci difendono. Ma se tu me li ammazzi, non fai altro che facilitare le cose al virus. La persona, in quanto paziente o comunque individuo, deve sapere che cosa deve fare. Non chiudersi in casa, bloccare il lavoro e via dicendo. Cosa deve fare? Se io utilizzo per dire un olio essenziale, per esempio, prendiamo quello di timo o quello di limone, oppure utilizzo del propolo, io mi ricordo che nel 1995, insieme con il direttore della. Sezione Acqua e Ambiente dell'Università di Torino e altri. Avevo fatto una ricerca sull'abbattimento batterico in uno spazio contenuto, tipo quello un'aula scolastica, diffondendo dei vapori, chiamiamoli così, di propoli ed incenso che notoriamente hanno una potente azione antivirale e antibatterica. Non ti dico la procedura di questa ricerca che è stata particolarmente faticosa, accendendo questi riscaldatori di resina propoli e incenso alla sera in maniera da saturare l'aria dell'aula. Al mattino fatto i prelievi Prima dell'entrata degli alunni e dopo l'uscita, in un ambiente in cui era stato diffuso. Ma lo sai che noi abbiamo notato un abbattimento quasi dell'80% della carica batterica ambientale, e questo è riportato, pubblicato sulla rivista dei biologi italiani del febbraio del 95, il che ha scatenato un interesse Europeo, perché questa rivista è pubblicata in tutta Europa è incredibile, data la semplicità e il basso costo di questo sistema. Allora, cosa possiamo fare noi? Ma, guarda, data questo, questo lavoro e dato anche le caratteristiche di questi oli essenziali, bene, us usiamo gli oli essenziali. Metti un po' di olio essenziale di limone o di timo, magari sotto il naso, giusto per ripararti quando vai in un ambiente, oppure lo utilizzi per eh, lavarti le mani, oppure hai questi spray in cui ci siano sostanze dove ci sia la latoferrina, la vitamina D e via dicendo che li puoi usare per bonificare le prime vie aeree. Bene, questi sono dei sistemi pratici abbastanza economici, ma estremamente efficaci. Perché la prima domanda che credo uno in queste condizioni possa fare al proprio medico è cosa posso fare per me? Ecco, io non ho, non ho ancora sentito un autorevole parere del Presidente dell'Ordine dei Medici, forse mi sarà sfuggito. Però se c'è un, or, un organismo che dovrebbe prendere posizione è l'ordine dei medici. Perché se lasciamo che queste iniziative eh, vengano prese, sì, tutto rispetto dei virologi, ai politici, cosa c'entrano i politici con il virus? Eh, D'accordo, la protezione civile mi sembra che, che abbia una, un... Un'importanza molto elevata, ma esegue, diciamo, mette in atto de, delle indicazioni, delle, delle dritte, non può prendere iniziative. E l'ordine dei medici, visto che si parla di salute, cosa fa? Già un cardinale, nel, credo che fosse nel, nell'ottocento, aveva coniato questa bella, chiamiamola aforisma, Vulgus vult Decipi. Ergo decipiatur. Il popolo vuole essere preso per i fondelli e quindi prendiamolo per i fondelli.